Cari amici, abbiamo visto nei precedenti podcast come eh, la celebrazione dell'Eucaristia cattolica preveda inderogabilmente l'unione con Pietro e con l'intera Chiesa. Abbiamo anche visto che se non c'è questa unione con Pietro e con l'intera Chiesa, dice il Cardinale Ratzinger nel 77, non c'è la comunione con Cristo. Abbiamo visto nel podcast de dedicato agli amici domenicani come. San Tommaso affermasse che senza la comunione con il Papa, quindi per gli eretici, gli scismatici, gli scomunicati, la messa viene celebrata indegnamente e quindi eh, chi partecipa ai riti dei preti eretici, scomunicati o scismatici commette peccato. Beh, mi sembra logico, no? Se Cristo ha voluto una chiesa, una santa apost cattolica apostolica, e chi si eh, comunica al di fuori di questo progetto è ovvio che commette peccato, no? perché va contro la volontà di Dio. Allora, in questa ottica dobbiamo affrontare molto seriamente quanto sta avvenendo. Leggo un articolo di Nico Spuntoni del 23 giugno 24 su il giornale. Messa in latino, cala la scura del Vaticano, aumentano le voci di un nuovo documento del Dicastero per il culto divino destinato a vietare del tutto le celebrazioni secondo l'antica liturgia. Giorni di grande preoccupazione nel mondo cattolico legato alla tradizione. Quei fedeli che hanno trovato piena accoglienza o che hanno iniziato ad amare la messa in latino dopo la liberalizzazione voluta dal benedetto XVI nel 2007 con la Summorum Pontificum e hanno letto con, un, con inquietudine in un'indiscrezione pubblicata dal blog internazionale Rorate Celi. Secondo il sito la Santa Sede sarebbe in procinto di emanare un nuovo documento destinato a sopprimere del tutto le celebrazioni nella forma straordinaria dell'unico rito romano. I rumors hanno dato conto di voci serie, pesanti e persistenti da fonti molto attendibili vicine al cardinale Roche, Prefetto e il dicastero per il culto divino e la disciplina dei sacramenti, in base al quale sarebbe in lavorazione un nuovo documento pronto a vietare in modo rigoroso, radicale e definitivo le celebrazioni in vetus sordo. C'è già una data ipotizzata per l'uscita di quell'ennesima stretta, il 16 luglio. Non si tratta di una data casuale, perché nello stesso giorno, tre anni fa, venne promulgato il moto proprio Traditionis Custodes, che abrogò di fatto la liberalizzazione concessa da Benedetto XVI, spezzando il cuore all'anziano Papa ancora in vita, all'epoca ancora in vita. Vedremo in un prossimo podcast perché questo 16 luglio. C'è un motivo, a mio giudizio, molto chiaro dalla matrice esoterica evidente. Ma oggi rimaniamo a dei dati il più possibile solidi e acclarati. Non ci spingiamo eh, in teorie non sufficientemente documentate. Allora, abbiamo visto come nella Chiesa cattolica la messa si recita in unione con il Papa e con la Chiesa. Se il Papa è morto si recita in unione con la Chiesa. Ora, qual è la differenza fra la messa in rito antico e la messa in novus sordo? Che la messa in vetus sordo. Non esplicita in modo chiaro e pubblico l'unione con il Papa. L'unione con il Papa è detta submissa voce. Mm? Nella Messa in novo sordo, anche in quella latina, l'unione con il Papa è dichiarata pubblicamente ad alta voce. Ora, vi siete chiesti come mai tutto quest'odio per il rito antico? Vi siete chiesti perché ce l'hanno così a morte con la messa in rito antico? Non è strano? Che problema c'è? Cioè, questa chiesa di Bergoglio dove tutti todos, 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 però non c'è posto per la messa in vetus sordo. Quella deve essere colpita sempre il 16 luglio. Adesso, un'ulteriore stretta per vietare in modo rigoroso, radicale e definitivo le celebrazioni in vetus sordo. L'unica... Messa dove l'unione con il Papa non è detta ad alta voce. Allora a me sembra evidente il piano che gioca sul fatto della submessa voce. Perché? Perché se io voglio rendere illecita e peccaminosa la Messa cattolica, che cosa devo fare? Devo imporre che sia in aperta unione con uno che papa non è. La messa in vetus sordo, dato che l'unione con il papa e con la chiesa è detta submissa voce, mi produce delle scappatoie, nel senso che dei preti che celebrano secondo il rito antico submissa voce possono dire in unione eh, con eh, papa benedetto in unione con la chiesa. Naturalmente, in unione con Papa Benedetto fin quando lui era vivo. Capite? Se io obbligo invece tutti quanti a celebrare il Nuovo Sordo, dove il prete deve dire esplicitamente che è in unione con il nostro Papa Francesco, tanto che nella, eh, nel Nuovo Messale ci sono quattro preghiere eucaristiche che non offrono margini di ambiguità perché dicono tutti in unione con il nostro Papa Francesco, insieme al nostro Papa Francesco. Quindi col nuovo sordo non si scappa. Ecco perché la vogliono vogliono proibire il rito antico. Ed ecco perché vogliono imporre a tutti i costi il nuovo sordo, se è vero che la Chiesa agnostica ha usurpato il trono di Pietro, chiaramente che cosa vogliono fare loro? Vogliono rendere questa messa un instrumentum diaboli. Mm? Vogliono utilizzare quella comunione che fa sì che il fedele che va consapevolmente alla messa in unione con l'eretico e con lo scismatico mangi e beva la propria condanna. Capite? Cioè l'odio per il rito antico è l'odio per una messa che clandestinamente potrebbe essere valida, illecita e santificante. I nemici vogliono che questo non avvenga più, che ci sia solo una messa, al di là del fatto che sia valida o meno, sicuramente illecita, sicuramente che produce peccato. E tanto più si saprà che Bergoglio non è il Papa. Tanto più si diffonde questa notizia, tanto meno ci sarà il suppletto Ecclesia a produrre una messa lecita e valida per gli inconsapevoli, perché sempre meno gente sarà inconsapevole. Mi sembra di essere rimasto sulla base di informazioni e documenti condivisi, sia per Don Daniele di Sorco. Sia per il padre Angelo Bellon, sia per Don Franco Broggi, sia per Don Minutella. Quindi eh, legittimisti di Bergoglio, sede vacantisti, eh, sede impeditisti, veri cattolici, c'è piccolo resto, eccetera. Tutti concordano sul fatto che la messa in unione con l'antipapa è illecita. Questa è la base proprio, cioè questo è il minimo sindacale. San Tommaso dice che è anche peccaminosa è ovvio no? se tu vai alla messa con gli antipapali stai danneggiando la chiesa perché? perché il Cristo ha voluto che la chiesa fosse una santa cattolica e apostolica non voleva tante chiese mm? se tu remi per lo scisma se tu supporti l'antipapa stai andando contro il progetto di Cristo quindi stai commettendo peccato se l'unica messa che si potrà fare sarà apertamente, dichiaratamente in unione con uno che Papa non è, sarà un'antimessa in cui a seconda della consapevolezza delle persone la consacrazione sarà un instrumentum diaboli, un instrumentum di perdizione. Ecco il perché di questo odio sviscerato, fanatico oppressivo contro la messa in rito antico. Mi rivolgo a tutti coloro a cui sta a cuore la messa in rito antico perché si rendano conto di quanto sia fondamentale e importante il discorso dell'unione con il Papa, anche se nella messa in vetus sordo questa non viene dichiarata ad alta voce. Ma è proprio per questo che ve la stanno togliendo, per trasformarla in un'antimessa con un'anticomunione che invece di santificarvi vi porta al peccato. Grazie per avermi ascoltato fin qui.